Tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti votanti 607, maggioranza 304, favorevoli 298, contrari 309, la Camera respinge. La Camera ha pertanto deliberato di negare l'autorizzazione a eseguire la custodia cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino. Il Parlamento, nella sua autonomia e libertà, ha votato il fumus persecutionis, quindi è stata sicuramente una giornata positiva per il Parlamento e io ringrazio il Parlamento e tutti i parlamentari per il dibattito, ma anche per l'esito del voto che riafferma un'autonomia del Parlamento rispetto anche ad altre istituzioni. È soddisfatto del voto, Presidente? È un voto di giustizia, è un voto anche con cui il Parlamento ha protetto le proprie prerogative, che sono quelle che dovrebbero essere di ogni cittadino, come dice la Costituzione. Nessuno dovrebbe essere messo in carcere, privato della libertà, prima di aver subito un processo, di essere stato condannato. Buon per lui. Avete lasciato libertà, ma Roma Libertà. rimane sul contrario. La Lega non è mai stata, diciamo, la storia della Lega non è mai stata forcaiola. Quindi noi, libertà di coscienza, nel dubbio votare sì. La gente si è espressa. Maroni non sarà molto contento. Ah, beh, non è che piangiamo per quella. La Lega non è forcaiola comunque. L'Italia si sta oramai avviando lentamente ma inesorabilmente verso una pericolosa deriva antidemocratica. Manca fra poco solo l'olio di ricino. Impedire al popolo italiano, attraverso un referendum, di scegliere quale legge elettorale volere per individuare chi mandare in Parlamento e soprattutto mandare a casa. Una scelta, soprattutto quella sul secondo quesito, che non ha nulla di giuridico, nulla di costituzionale, ma solo una scelta politica e di piacere al Capo dello Stato, alle forze politiche della maggioranza trasversale e inciucista che si è creata in questo Parlamento. Insomma, una volgarità che rischia per diventare un regime da qui a breve, se non viene fermata dal popolo al più presto con le elezioni.